Il professor Dario Tinari è docente di pasticceria all'alberghiero Crocetti di Giulianova e periodo di Pasqua e si fabbricano qui, tra virgolette, ma veramente però, le uova pasquali. Noi vogliamo vedere in diretta come si fa. Sì. Ecco il dottor Tinari. Salve, oggi... Dottore in pasticceria. Oggi prepareremo un uovo di cioccolato fondente. Partiamo però dalla descrizione delle tipologie di cioccolato che possiamo trovare. Abbiamo quindi del cioccolato fondente, abbiamo del cioccolato al latte e del cioccolato bianco. Ognuno di loro ha un tempo di scioglitura e di lavorazione diverso. Adesso il primo lavoro che dobbiamo fare è sciogliere il cioccolato e possiamo farlo in due modi, o a bagnomaria oppure con l'aiuto del forno a microonde, perché facciamo più velocemente. Quando mi piacciono queste immagini, ci potrebbe fare un bagno qua, eh? Fa male un bagno di cacao? Non è controindicato. Controindicato mangiare tutto questo? Sì. Allora, dobbiamo misurare la temperatura. Quando deve essere? Deve arrivare massimo a 45 gradi e poi lo dobbiamo abbassare a 39. Sì. Questo, io fino antibiotico. Non c'ha la febbre. No. È perché il cioccolato è instabile. Tanti. No, 44, ok. Adesso dobbiamo aggiungerci un altro po' di cioccolato fondente. Fondente. Allora, abbiamo bisogno di uno stampo in policarbonato. Ah, eccolo qua, policarbonato. Si può acquistare o su internet oppure nei negozi specializzati. Vabbè, acquistare su internet voi, qua all'alberghiero, no? Negli specializzati. Sì, poi, sì, eh? Sì. Mettiamo. Allora, mettiamo una parte di cioccolato e poi dobbiamo ondeggiarlo. Cacao, meravigliao. Che meraviglia sto cacao, meravigliao. Oh, è quasi lo stampo si è fatto, vero? Sì. Cioccolata. Dobbiamo attendere fino a quando il cioccolato si rapprende un po'. Siamo venuti adesso a vedere la ragazza che prepara le decorazioni per l'uovo di Pasqua. Tu sei? Lea. Di dove? Di Bellante. Di Bellante. Anno? 2000. Anno? 2000. No. Quando è? Terzo. Tu sei pure contenta di aver fatto questa scuola? Esattamente, sì. Come sono fatte queste decorazioni? Allora, questo è un cioccolato plastico che praticamente è come la pasta di zucchero, cioè la base della pasta di zucchero, e niente, è molto friabile, ci puoi fare le decorazioni con gli stampini. Quelli sono dei fiori? Sì, questi sono i fiori. Adesso andremo con la decorazione in diretta. Vediamo, segue il Gilberto. Che è questo? Una B? Uè, che grande B. Ma di basso poi tutti. Ah, gli altri sono più piccoli, la B era gigantesca. Che è questa? Uè. Ecco, ci siamo. Abbiamo un buono. Adesso ci manca. Buona. Che succede? Ecco qua, stella. Poi ci mettiamo pure le stelline là, sono pronte? E guardi come tiene la calligrafia, io morirei a farsi cose. Non saprei fare nulla di tutto ciò. Tu hai fatto scuole di calligrafia? No. Pasqua con la Q, mi raccomando, eh? Ah, si l'hai messo, sì. Oh, e mo che è questo? Ah, un ghirigori. Opla! Allora, siamo adesso alla fase finale del congiungimento con l'altra metà. Sì. Bravo, hai visto? Tu ti dicevi che era un po' lento, invece no. No, ci facciamo sciogliere. La base scaldata. Ecco, sta attaccando. Mi raccomando, Hai fatto. Oh, abemus. Bravi, grazie, ce l'abbiamo. Bravo Tinari, complimenti. Grazie, buona Pasqua a tutti voi. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasqua.